L'orrore di un'esecuzione di fronte alla telecamera, con le immancabili minacce e accuse agli Stati Uniti. Il video diffuso dai guerriglieri dell'ISIS mostra l'assassinio di James Foley, il reporter americano rapito in Siria il 22 novembre del 2012, ora ucciso come rappresaglia ai bombardamenti americani contro i miliziani del califfato dello Stato Islamico dell'Iraq e della Siria. Il fatto che nel filmato il boia parli con accento britannico ha spinto il premier di Londra Cameron a interrompere le vacanze per far avviare indagini su possibili infiltrazioni di terroristi in Regno Unito. In questa sorta di ritorno al passato, la comunità internazionale pare mettersi in moto per affrontare la questione irachena. Dopo il via libera dell'UE, oggi Germania e Italia hanno approvato l'invio di armi ai peshmerga curdi che combattono contro l'ISIS. Nelle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato hanno votato contro solo SEL e 5 Stelle. Ma anche organizzazioni come ACLI e Rete Disarmo contestano l'operazione. Intanto oggi Matteo Renzi si è recato in Iraq per incontrare le autorità locali e visitare un campo profughi a Erbil, anche in veste di presidente di turno di un'Europa, come ricorda su Twitter, impegnata a difendere una certa idea di mondo e di dignità dell'uomo. Un viaggio per ascoltare l'appello di quanti soffrono le conseguenze di guerra e persecuzione. Chiediamo i nostri diritti soltanto, i diritti umani, di vivere con dignità, con pace e sicurezza, e quindi vogliamo una forza internazionale per proteggerci. L'America, l'Europa, l'ONU possono fare qualche cosa, perché già non vendere le armi per queste comunità malviventi, basta di vedere chi fornisce queste gente di tagliare le loro relazioni. Per me del primo giorno dovevano fare questo. Quindi bisogna studiare insieme quali sono i mezzi più efficaci per fare cessare questa terribile situazione. Seminate la pace, per favore, seminate la speranza nei cuori dei bambini, delle donne e dei vecchi e malati.